credo che sia stata una brutta gara, una vittoria che per noi vale doppio, visto le condizioni purtroppo in cui ci siamo dovuti presentare a questa partita qua. Abbiamo un momento sicuramente non troppo felice, dovuto a un pochino di sfortuna con gli infortuni che ci stanno un po' perseguitando, e soprattutto abbiamo una squadra indietro nel lavoro che ha bisogno di lavorare assieme. Ancora Iesi ha bisogno di tempo per esprimersi, credo, al suo livello. Ma credo che i primi due set siano stati vinti punto a punto, sicuramente siamo stati molto bravi nei momenti importanti a mettere le nostre individualità di spicco, soprattutto Togut e Baun, che hanno risolto situazioni importanti e situazioni difficili. E dobbiamo imparare a mantenere un pochino più la tranquillità e ad avere forse più aggressività sulle situazioni di battuta muro difesa, questo deve essere uno scalino da fare. Però ripeto, questa sera abbiamo vinto con una ragazzina di 17 anni in campo che merita credo tutti gli applausi del pubblico, è la prima volta che si esprime a questo livello qua, quindi credo che per noi è una vittoria sicuramente confortante. Io credo che questo campionato abbia la stessa fisionomia di quello dell'anno passato. Noi a Pesaro arrivavamo primi con un punto di vantaggio sulla seconda, due punti sulla terza, quattro punti sulla... Credo che sarà un campionato che nelle prime 5-6 posizioni vedrà raggruppate squadre nel giro di 4-5 punti, quindi anche i singoli set potranno pesare. Bene così per noi, siamo stati bravi a portare via 2-3-0, ma ancora è troppo presto per fare parlare di tutto. L'ultima domanda. Sì, purtroppo si è fratturato il naso all'allenamento di venerdì e oggi ha voluto essere lo stesso della partita, giocando un pochino meno matta con quella maschera, ma Raffaella ha un grande carattere, quindi si meritava comunque la possibilità di stare dentro, anche perché sta lavorando molto bene. Credo che dalla prossima settimana possa lasciare la maschera, quindi rientrerà sicuramente a pieno ritmo. E per quello che riguarda Jacqueline, le condizioni credo che siano in miglioramento, quindi conto di averla il prima possibile. Noi abbiamo cominciato un po' così così, però alla fine abbiamo fatto la partita nostra, e preso il fondamento del ritmo, la Lisa Togo è giocata benissimo, e abbiamo qualche problema di recezione, però alla fine vinciamo noi. Ti abbiamo... Partite da oggi non penso che ho giocato molto bene, ho fatto tanti errori e battuta, ho preso forse 2-3 muri e basta, come centrale non va bene, però all'inizio del campionato sto a imparare ancora le ragazze, però piano piano sto migliorando il gioco. Puoi ancora migliorare? Ah, ma sempre.